Ovviamente le considerazioni del consigliere Cozzoli sono, ho colto assolutamente il precetto costruttivo e soprattutto riconosco il fatto che in effetti l'amministrazione in precedenza, in passato, ha certamente operato avvantaggiandosi o comunque le figure amministrative per risolvere delle criticità che vivevano, utilizzavano diciamo, queste inefficienze che poi si sono consolidate nel tempo. Però mi preme, da questo punto di vista, far notare il cambio di passo, che è una cosa che si è persa. Quando abbiamo cercato, la Giunta ha presentato il 15 novembre il bilancio preventivo per l'anno successivo, si è fatto qualcosa di nuovo, cioè qualcosa che questa amministrazione non aveva mai visto in passato, forse negli ultimi 10 anni almeno, per quanto mi risulta. Ecco, il fatto di non avere un bilancio approvato adesso per il 1 gennaio ci porta in esercizio provvisorio e quindi l'impossibilità da parte anche delle strutture territoriali di impegnare in maniera corretta le somme, come giustamente ci stava dicendo. Ripeto che il bilancio di cui non abbiamo potuto portare avanti, ma ricordo che il parere dell'OREF non è vincolante, lo sapete benissimo tutti, quindi la scelta responsabile di questa amministrazione è stata quella di invece di interloquire con l'OREF subito dopo aver ricevuto il parere negativo e di chiedere quali erano le motivazioni di questo parere negativo. E il parere negativo, udite udite, non riguardava il bilancio. Udite udite, non riguardava il bilancio triennale 2017-2019. Riguardava problematiche che oggi stiamo gestendo, che sono quelli dei debiti fuori bilancio, ok? Perché le problematiche erano legate alle passività che si erano costruite nel tempo. Allora, da quel punto di vista, no, avete ragione, scusate, ma mi infervoro perché a un certo punto anche la realtà va portata davanti agli occhi di tutti. Abbiamo parlato con i colleghi e con i revisori di Roma Capitale che ci hanno confermato il fatto che il problema non risiedeva nel bilancio, ma risiedeva nel fatto che c'erano delle criticità che, se si fossero verificate nel prossimo triennio, avrebbero comportato una problematica legata ai saldi finanziari, agli spazi di finanza pubblica, che oggi, attraverso il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, stiamo ampliando. Okay? Quindi stiamo facendo un lavoro importante che probabilmente andava fatto precedentemente e oggi facciamo. Riprendendo l'osservazione del consigliere Cozzoli, che ripeto, condivido, proprio per evitare questo fenomeno in cui i municipi in particolare, ma anche i direttori tecnici, sono costretti a programmare i lavori in maniera, diciamo, affastellata, se si può dire così, se leggete attentamente il dispositivo, riporta chiaramente il fatto che lo stanziamento sul triennio 2011-2013 era insufficiente. Questo è quello che noi abbiamo cercato di non fare col bilancio 2017-2019. Abbiamo cercato di dare spazio e risorse per tutti e tre gli anni. Ok? Quindi su questo abbiamo lavorato. Ripeto, in precedenza, e se leggete attentamente, l'8 luglio 2011 si approvava il preventivo del 2011. E quindi, scusatemi, potete ben sapere e capire che a luglio 2011, quando approvo il preventivo 2011, già so quali sono le opere che devo fare nel 2012, perché già ho rilevato le esigenze sul 2011, dato che le metto in un preventivo. È chiaro che per far tornare i conti era necessario garantire gli equilibri sul 2011 e mantenere il 2012 scarno. Tanto che qui dicono sempre che vengono bandite tutte queste gare per l'appalto del servizio di sorveglianza delle sedi stradali, distinguendole in varie parti del municipio, cioè zona centrale, eccetera, e successivamente si dice chiaramente che l'affidamento del mese di settembre alle citate ditte è risultato privo della necessaria copertura finanziaria. Cioè hanno bandito delle gare per le quali già si sapeva che le risorse che si erano messe a bilancio non erano sufficienti. Quindi
Quindi questa somma urgenza in realtà era prevedibile, come giustamente ricordava il consigliere Gozzoli, ma nello stesso momento, per garantire gli equilibri di bilancio, è stato fatto questo. Allora, ripeto che la somma urgenza, anche in questo caso, però fortunatamente la possiamo riconoscere, ed è per questo che stiamo lavorando qui, perché a ottobre 2012, come si dice nel dispositivo, era necessario invece affidare il servizio di pronto intervento, perché, come ricordava il consigliere Gozzoli, il transennamento è stato fatto. Cioè, questo è il problema. Cioè, in effetti, a un certo punto l'amministrazione si tutela, chiude la strada e non permette più la circolazione, ed è quello che viene riportato qui. E quindi è stato necessario fare un affidamento in pronto intervento nell'anno successivo ad ottobre 2012, e quindi si è creato questo debito fuori bilancio. Quindi, ripeto, la criticità che viene sollevata è una criticità purtroppo che apparteneva agli anni precedenti. Una buona programmazione fatta oggi consente invece di evitare questo, e certamente questa azione che stiamo facendo oggi è anche un'operazione, se si può dire, di verità, perché stiamo cominciando a mettere il dito, come anche molti di voi fanno notare, sulle vere problematiche legate ai lavori pubblici in questa amministrazione. Cioè, una programmazione attenta e corretta consente invece di evitare che si creino tutti questi debiti fuori bilancio. Quindi, ripeto, oggi stiamo affrontando questo tema, stiamo ampliando gli spazi finanziari per gli anni a venire, stiamo dando respiro e speranza, se si può anche dire, a molte famiglie che lavorano all'interno di queste aziende e che lavorano per l'amministrazione, e ci auguriamo che attraverso questa opera attenta di controllo sulle attività svolte anche in precedenza da parte degli uffici si possa piano piano anche creare un tessuto di imprese sane. Perché un altro dei problemi che ci è stato rilevato da ANAC, che probabilmente il consigliere Gozzoli lo sa, è che spesso quando si fanno queste gare, quando si va a fare poi la verifica di tutti i certificati che vengono presentati, si scopre che molte di queste aziende sono collegate con altre, che gli amministratori si trovano all'interno di altre aziende, e magari quelle altre aziende sono state oggetto di indagine e comunque non hanno tutte le certificazioni a posto, e quindi automaticamente si invalida tutta la procedura. Ecco, anche da questo punto di vista, cominciare a dare respiro a queste aziende che attendono soldi vuol dire riportare all'interno del mercato aziende che hanno lavorato seriamente, hanno cercato di portare una risposta concreta alle esigenze dei cittadini. Grazie. Scusa se replico spesso ai vostri interventi, però lo faccio per un principio di democrazia e soprattutto di tutela di tutti, in particolare di tutti i consiglieri, dato che le opposizioni hanno detto che responsabilmente partecipano all'attività dell'Assemblea, e questo assolutamente lo accogliamo in maniera... l'accolgo io personalmente, ma credo anche tutta la Giunta, in maniera molto positiva. Però nello stesso momento poi ci sono altri consiglieri che si prendono la responsabilità invece di accogliere e riconoscere questi debiti fuori bilancio, e quindi soprattutto nei confronti della maggioranza credo che sia opportuno chiarire tutto quello che viene detto, altrimenti qua rischiamo sempre di fare di tutta l'erba un fascio. La mia prima considerazione è una considerazione di natura politica. Parliamo tanto dei municipi, parliamo tanto di decentramento, ma allora vogliamo farlo o meno questo decentramento? Vogliamo dare credibilità o meno ai territori, ai nostri uffici, ai dirigenti che si trovano all'interno, oppure no? Prima domanda che mi chiedo, e penso che tutti quanti voi, dato che tutte le parti politiche partecipano anche alle elezioni sui territori, presentando dei loro delegati, delle loro figure rappresentative, avendo in alcuni casi anche il PD, per fare un esempio, ha dei municipi che in questo momento governa. Ecco, quindi in questa logica io credo che sia importante innanzitutto ridare, come diceva anche Pelonzi, credibilità all'attività che si sta facendo e soprattutto all'attività che è stata fatta dai municipi, perché ricordo che queste delibere hanno tutte quante un voto favorevole espresso dal Consiglio Municipale. Lo potete vedere, questa che stiamo discutendo, a 13 erano presenti in 13, 13 hanno votato e 13 hanno dato parere favorevole. Quindi ritengo sinceramente che a un certo punto, se vogliamo parlare di decentramento e di controllo del territorio, innanzitutto io mi auguro che i nostri rappresentanti eletti nelle singole parti politiche di loro appartenenza diano un voto consapevole, e quel voto consapevole è riportato in queste delibere.
Non a caso queste delibere transitano direttamente in Assemblea Capitolina, non hanno alcun riconoscimento o passaggio da parte della Giunta. Primo aspetto, quindi i nostri colleghi da una parte stanno facendo un'opera, la maggioranza sta facendo un'opera di anche di diciamo conferma del voto dato a livello municipale. Seconda cosa, si parla solo del municipio, il collega Cozzoli, il consigliere Cozzoli giustamente portava questo tipo di argomentazioni, diceva ma che cosa sta succedendo? Mi sembra di vedere che ci sono, c'è una concentrazione più su un lato piuttosto che su un altro. Allora anche lì le interpretazioni sono molteplici, è chiaro, da una parte potrebbe essere la capacità degli uffici, e allora potrebbe essere che abbiamo dei dirigenti più bravi in alcuni municipi piuttosto che in un altro perché sono riusciti a processare meglio le pratiche. Vi faccio un esempio, se voi andate all'OREF e chiedete come mai alcuni debiti fuori bilancio non sono stati portati in assemblea, vi risponderanno erano carenti di documentazione. E probabilmente vi ritroverete anche la ragioneria che farà lo stesso ragionamento perché ci sono dei dirigenti deputati a fare questo e quindi troveremo all'interno delle singole pratiche dei altri municipi anche situazioni del genere che da un certo punto di vista rappresentano anche una problematica che i cittadini ci fanno presente tutte le volte nel momento in cui danno il loro voto anche sulla conferma o meno della guida di quel municipio. Perché chiaramente un'amministrazione che si attiva prontamente è certamente più favorita rispetto a un'altra. Ecco, questo è il primo principio e ripeto, la Giunta e questa amministrazione ha acquisito questa situazione, l'ha resa propria e ha dotato i municipi di nuovi tecnici. Cioè adesso è stato fatto lo scorrimento del bando e molti di questi nuovi colleghi sono entrati all'interno dell'amministrazione, non sono andati nei dipartimenti centrali dove probabilmente c'è anche maggiore ambizione, ma sono andati sui territori e stanno consentendo oggi a questa amministrazione di ricominciare quell'attività che forse tutti i cittadini attendono. Questo è il primo aspetto che volevo dire. Quindi se volete, e chiaramente gli uffici sono aperti e i consiglieri hanno la facoltà di farlo perché è previsto nel regolamento e nel loro incarico, possono andare a verificare presso tutti gli uffici di cui ho parlato, i dipartimenti competenti, i dipartimenti cliente, quindi l'OREF, la ragioneria, lo stato di tutti i debiti fuori bilancio. Abbiamo degli elenchi in Excel, sono processabili, li potete filtrare, si può vedere lo stato di lavorazione, i motivi per cui sono tornati indietro determinati debiti e possiamo verificare assolutamente lo stato di avanzamento. Quindi in questo momento l'amministrazione acquisisce il lavoro fatto dagli uffici. Altro aspetto, allora quando si parla dei provvedimenti appunto su un territorio piuttosto che su un altro, ricordo che ci sono delle aree di Roma che sono soggette a rischio idrogeologico, quindi ci saranno chiaramente dei municipi che probabilmente, proprio perché quella manutenzione manca, si diceva della programmazione carente, ed è quello che noi cercavamo di fare con l'approvazione di un bilancio direttamente dal 1 gennaio, era quella di dotare questa amministrazione subito di risorse per fare bandi e gare per poter risolvere dei problemi cruciali, endemici di questo comune. Non ci siamo riusciti subito, sicuramente ci riusciremo tra qualche settimana, ma certamente la necessità di interventi e di investimento è necessario. E quindi su quei territori dove gli investimenti non vengono fatti e dove magari il dissesto idrogeologico e quindi le precipitazioni meteoriche e tutto il resto possono creare problemi, richiedono interventi maggiori. Se leggete su questo municipio il 13, in effetti si riportano tantissime di queste situazioni e criticità. Immagino che anche il 10, che è stato menzionato, si ritrovi anche, e ne abbiamo la prova da parte di relazioni anche autorevoli, che effettivamente ci sono delle aree di Roma che pagano molto di più lo scotto di questo problema del dissesto idrogeologico e quindi di tutti i fenomeni meteorici che si verificano in alcuni momenti dell'anno. Questo è l'altro aspetto. Per quanto riguarda invece il discorso della regolarità, allora anche qui ricordo che con determina dirigenziale 1068 del 5 giugno 2010, siccome si è rilevato il fatto che spesso le somme urgenze sono utilizzate in maniera capziosa, immagino, perché io non ero presente, però si parla di una commissione di verifica dei provvedimenti di somma urgenza, commissione che si trova incardinata all'interno del Dipartimento SIMU.
Quindi vuol dire che c'è un dipartimento dell'amministrazione capitolina che una commissione specifica composta da tecnici che verifica e dà il proprio parere in merito alla somma urgenza. Quindi altro indicazione che do ai consiglieri che voteranno in merito a queste delibere, che c'è un provvedimento dell'amministrazione centrale che demanda a un suo dipartimento la costituzione di una commissione che verifica effettivamente la somma urgenza. Se questo non dovesse bastare, cioè non dovesse bastare il fatto che ci sono gli uffici tecnici territoriali che danno il loro parere, se non dovesse bastare il fatto che la parte politica vota e approva una delibera fuori bilancio, se non ci basta il fatto che il SIMU ha costituito al suo interno una commissione che verifica effettivamente le somme urgenze, c'è poi un'ulteriore comunicazione che viene fatta alla Corte dei Conti sul quale si chiede appunto di valutare se effettivamente sussistono i presupposti. Quindi queste delibere vengono poi trasmesse alla Corte dei Conti. Ultimo aspetto, ed è quello che vi volevo dire, è anche l'OREF. L'OREF verifica e certifica i documenti che vengono portati e utilizza questa forma, che è una forma che viene oltretutto rispettata costantemente, che è quella della prevalenza della sostanza sulla forma. Quindi ricordiamoci che questi sono debiti e sono oneri che l'amministrazione si deve assolutamente far carico, anche perché dopo quello che avviene successivamente è un evidente contenzioso che poi produce ulteriori costi per questa amministrazione. Grazie. Allora, confermo assolutamente quello che ho già detto precedentemente rispetto all'attività che stiamo svolgendo. In questo momento l'amministrazione si sta riconoscendo dei debiti fuori bilancio per i quali sussistono tutte le certificazioni da parte degli uffici che si sono assunti le responsabilità in merito a quanto è inserito all'interno del deliberato. La ragione per la quale ci troviamo oggi a riconoscere questi debiti è perché l'amministrazione è tenuta ad onorare un impegno per il quale è stato erogato un servizio, sono stati acquisiti dei beni da parte dell'amministrazione e quindi c'è stato il cosiddetto arricchimento dell'amministrazione, per il quale deve essere necessariamente riconosciuto a questi soggetti il ristoro di tale arricchimento da parte dell'amministrazione. Quindi in questo momento stiamo semplicemente onorando un impegno che qualcun altro si è preso in precedenza, con dei presupposti e delle procedure che non siamo tenuti noi in questo momento a valutare nella legittimità, in quanto sono già state confermate e certificate da determinati soggetti. L'unico nostro impegno chiaramente è quello di non chiudere gli occhi e di trasmettere tutto quello che stiamo deliberando alle autorità che sono tenute a verificare in effetti se sussistono i presupposti per procedere al riconoscimento poi effettivo e quindi al pagamento. Quindi in questo momento ci troviamo in una situazione assolutamente in cui noi stiamo acquisendo i vari pareri, le varie autorizzazioni, le procedure fatte da altri di cui noi non siamo responsabili e demandiamo a un soggetto terzo di verificare eventualmente se ci sono delle carenze. Per quanto riguarda invece l'aspetto della scelta dei debiti fuori bilancio, ci tengo e ripeto di nuovo, come ho già detto, che noi abbiamo acquisito tutte le delibere provenienti dagli uffici, cioè noi stiamo semplicemente lavorando tutto ciò che era lavorabile in questo momento, perché ripeto, come è accaduto in precedenza, tantissimi altri debiti fuori bilancio sono stati ritenuti dagli uffici per la loro competenza carenti per poter essere discussi in aula in questo momento. Quindi non ci sono state scelte assolutamente discrezionali in nessun modo, anzi vi confermo che l'attività sta proseguendo anche adesso, ma non tanto perché vengano riconosciuti nei termini del 31-12, semplicemente perché l'attività deve proseguire. Quindi stiamo proseguendo, proseguiremo, stiamo liberando spazi, è già ripetuto, all'interno del bilancio per il prossimo triennio, affinché il riconoscimento di questi debiti fuori bilancio prosegua. L'attività che stiamo facendo adesso la continueremo a fare anche nei prossimi mesi, come giusto che sia. Siamo partiti, pensavamo di poterlo fare, diciamo, anche in maniera più forte e intensa con un bilancio approvato,
In questo momento abbiamo dovuto sospendere e integrare sulla base delle raccomandazioni che ci sono state suggerite dai revisori, stiamo integrando, ripresenteremo il bilancio e continueremo questa attività di riconoscimento dei debiti, cosa richiesta dai revisori come ho già detto e comunque chiesta anche dalle ditte che hanno fornito servizi negli scorsi anni, anche diversi anni fa, per i quali vogliamo garantire la sostenibilità. Quindi, ripeto, in questo momento questo è il contesto nel quale ci stiamo muovendo. Grazie. Però velocissimo e brevissimo. Volevo ovviamente ringraziare, a cominciare dall'opposizione, perché effettivamente questo clima che si è costruito ha certamente aiutato a raggiungere un buon risultato, un ottimo risultato. Anzi, direi, vi do i numeri che tra Assemblea Capitolina, riconoscimento dei debiti fuori bilancio e quelli che abbiamo già riconosciuto in giunta e che non abbiamo avuto modo di portare qui, siamo a oltre 112 milioni di euro, quindi che sono riusciti a essere vagliati e certificati da questa amministrazione. Quindi questo è un dato importante perché rappresenta sicuramente un punto di partenza. Invito anche, seguo appunto anche all'invito, perché si diceva ricordiamoci che bisogna lavorare sempre sui debiti fuori bilancio, ecco, riconosceremo altri debiti fuori bilancio perché le attività degli uffici sono cominciati, certamente non saremo noi ad arrestarli. Abbiamo cominciato un circolo virtuoso che è partito e vi ho fatto l'esempio dell'RSA, quest'anno non avremo debiti fuori bilancio per RSA, e quando è arrivata Virginia Raggi il precedente anno Tronca ne aveva riconosciuti 30 milioni di debiti fuori bilancio su RSA, quando è andato via Tronca ne ha riconosciuti solo 10 di debiti fuori bilancio a giugno. Noi oggi abbiamo raggiunto un risultato incredibile che è quello proprio di aver riportato legalità all'interno di Roma Capitale. Soprattutto abbiamo dato penso che tutti sarete d'accordo con me, a prescindere dalla bontà delle procedure che sono state seguite, per le quali ci aspettiamo che le autorità competenti comunque vaglino e verificano effettivamente se ci sono state delle esagerazioni, però in linea di massima possiamo dire che l'indebito arricchimento dell'amministrazione l'abbiamo scongiurato. Abbiamo garantito quindi che le aziende, quelle sane, possano continuare a sperare che fare attività cioè prestare servizi, erogare servizi per Roma Capitale non è una perdita, e in più ricordiamo sempre che cominciare a dare un segnale di questo genere in cui maggioranza e opposizione dialogano, trovano una linea comune sulla quale camminare, produce anche un beneficio in termini economici, perché se cominciamo a dare un segnale forte, cioè che noi i debiti li paghiamo, anche le imprese che vogliono prestare opera all'interno di questa amministrazione e magari non scegliere soltanto il privato ma scegliere anche il pubblico, che hanno competenze e capacità, possono fare delle offerte importanti per questa amministrazione, perché molto spesso il fatto di essere così lenti e non essere in grado di pagare per tempo e tutto il resto allontana gli imprenditori, chi vorrebbe magari dare una fornitura a regola d'arte non lo fa perché non si può permettere di accollarsi il costo di erogare un servizio che poi gli viene pagato con troppo ritardo. Ecco, io credo che il segnale positivissimo che siamo riusciti a dare tutti insieme oggi è proprio un segnale di credibilità e di reputazione, ma non dell'amministrazione Raggi o della maggioranza 5 Stelle, ma dell'intera amministrazione capitolina. Quindi per questo ci tenevo a ringraziare tutti, perché credo che abbiamo dato un segnale forte, non solo a chi ha criticato, per carità, accetto tutte le valutazioni che possono essere state fatte sui tempi o tutto il resto, ma vi assicuro che non è come sembra, perché l'attività è cominciata molto prima del 9 dicembre, sta proseguendo e proseguirà, e su questo vi chiediamo, perché secondo me l'opposizione aiuta molto in questo, di verificare, di chiederci costantemente se manteniamo fede a questo impegno che, ripeto, sta andando avanti, perché altrimenti non saremmo gli oltre 112 milioni di euro già processati dalle strutture. Grazie.